Ciao, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web. Se il video ti piace, ricordati di iscriverti al mio canale e attivare la campanellina così non perderai nessun mio video. Ma vediamo nei dettagli, ragazzi, che cosa è accaduto nella notte. C'è stata una furiosa lite nella casa tra Alessandro e Sophie Codegoni. La lite è avvenuta nella sauna, Sophie scoppia in lacrime, lui la accusa, fai la fenomena e non ti esponi mai sul nostro rapporto, ora hai rotto. Poi Sophie interviene dicendo, io non faccio la fenomena, mi devi far parlare, se vuoi una persona che dice tante cose e poi a fatti non fa niente, non sono io quella persona. Le parole ovviamente volano in puntata, non ho detto cose brutte su di noi. Alessandro Basciano ovviamente ha dato, come abbiamo visto, l'immunità a Gianmaria e questo ha fatto un po' innervosire Sophie. Poi ovviamente c'è stata una lite assurda nella sauna dove Alessandro gli dice o confermi tutto in puntata o me ne vado da un'altra parte, in un altro letto, a farmi i cavoli miei. Evidentemente l'atteggiamento di Sophie, che in puntata non si espone tanto sul rapporto con Alessandro, a lui ha dato molto fastidio, soprattutto durante questa settimana. Alessandro, abbiamo visto, ha fatto una dedica di fidanzamento proprio a Sophie, inginocchiandosi davanti a tutti e chiedergli se vuole diventare la sua ragazza. Ma dall'altra parte Alessandro non vede questo interesse molto forte e così è sbottato questa notte. Sophie si è messa a piangere, ma lui se n'è andato lasciandola in lacrime. Immediatamente è stata soccorsa dalla nemica Soleil Sorgè. Quest'ultima, infatti, si è accorta che Sophie era disperata in un angolo della cabina e l'ha raggiunta per consolarla. Soleil le ha mostrato una spalla su cui piangere. Infatti, gli ha detto: se hai bisogno, io ci sono, tipo fratello e sorella. Al momento pare addirittura che Alessandro abbia chiuso il rapporto con Sophie e vediamo cosa si evolverà in questa giornata. Tu che cosa ne pensi? Scrivimelo nei commenti.